Lui conosce tutti. Ma chi? Lui è pieno di pila. Ma quando? Lui c'ha le Ferrari. Ma che cosa? Lui c'ha le barche e le ville. Ma va! Lui è amico dei più potenti. Ma figurati! Lui sa sempre tutto di tutti. Ma parlami! Lui è... il Cazzaro. Pronto, Giacomo? Cosa? Stasera non ci sei? Esci con Tatiana? Mi hai fatto venire in mente che c'era uno che diceva sempre chi è Tatiana. Ma sì, dai, quello che faceva le battute rideva da solo. A pissarci bene ho il suo numero. Ma no, mi aveva chiesto un lavoro come domestico. Ma no, cioè, che lo chiamo, va. Ma no. Sì, pronto. Gabriele? Sì. Ciao, sono Luca Alba, come stai? Tutto bene? Ciao, bene, sì, sì, bene. Ti disturbo? Dimmi tutto. Allora, senti, vabbè, non so se ti ricordi di me, ci siamo conosciuti anni fa, quando eri, stavi facendo ballando. Sì, sì, sì. Ecco, sì. Sulla Rai, insomma, ballando, io ho diversi amici. Io produco tartufi e avevo chiesto di te se era possibile fare delle pubblicità, insomma, dove appunto tu come comico, come artista intervenivi. Non mi ricordo sinceramente. Allora te lo spiego subito, sostanzialmente io produco tartufi, siamo i numeri uno. Allora? Alba. Ma quello me lo ricordo, Ok, perfetto. Adesso stiamo facendo il tartufo spalmabile. Siccome siamo sbarcati negli Stati Uniti con appunto il tartufo, noi produciamo più che altro il tartufo bianco, che è quello un po' certo, più pregiato. Bene, bene, sono contento. Volevo capire se tu eri interessato a fare qualcosa con noi. Perché no? Perché no? Parlammo, adesso che mi ricordo, noi ne abbiamo pure già parlato di però chiaramente era in fase di, ti ricordi, no? Era in fase di ecco, volevo ovviamente parlandone con te che sei del settore, capire come creare un connubio tra tu, la tua comicità e il tuo tartufo spalmabile, nel senso che poi quello, guarda, poi lo decidiamo, ma intanto vediamo prima se la cosa appunto è fattibile. E se la cosa a me interessa, per carità, poi vediamo come interagire con quale personaggio, come, in che modo. Certo. Sulla parte artistica ci sentiamo noi. Ok, e un'altra cosa, noi abbiamo un budget di 100.000 euro, quindi dovrebbe essere consono a quello poi che è il tuo cachet, no? So che le cifre dipende pure dai tipi di prodotto, dalle cose, quindi non ti preoccupare. No, esatto, nel senso, guarda, la Barilla è un certo tipo di, oppure la Team, sono società che investono veramente tantissimo. No, ma noi investiamo tanto, Gabriele, ti dico la verità, però. Cosa? È un nuovo prodotto, non so come andrà. Noi come se fosse come i tartufi, abbiamo fatto la pubblicità con Clooney, ha suonato Sting. Quindi siamo già avanti, abbiamo investito parecchio. Per quanto riguarda uno spalmabile, che non so veramente che fine farà, è ovvio che io devo stare limitato. Cioè, poi possiamo usare anche veramente pure Tatiana. Cioè, se tu vuoi. Esatto, voglio fare una cosa lunga, voglio fare anche le feste, voglio portarti con me. Allora, io organizzo una festa a Cala di Volpe, che è sempre il 27, 28, 29, a seconda di come cade il venerdì. Di giugno, scusami, sì, sulla mia barca, il Constellation. Ma Constellation, te l'avevo anche parlato, che è una barca di 90 metri. Sì, mi ricordo, tempo fa mi hai accennato. Esatto, che io ho a Cala di Volpe. Noi facciamo questa grande festa dove appunto facciamo questi invito tutti gli amici del circo del golf, piuttosto che e così. Sostanzialmente faccio questa festa a Cala di Volpe dove vengono tutti, c'è Bob Sinclair, che vabbè, un amico da una vita, Robbie Williams, l'altro cos'è? Due anni fa è venuto DiCaprio, insomma. Luca! Sì. Scusami un attimo, Gabri, che c'è il mio socio. Sei al telefono? Sì. Chi è che sei al telefono? Con Gabriele Cirilli, te l'avevo detto che lo chiamavo per il discorso dello spalmabile. Ah sì, ma fa cagare però quello. Ma va che, dai. Avevo pensato a quell'altro, James Stunt, quello che faceva fu. Ah, quello è presente. Quello è forte. Cioè tipo che lui arriva, spalma sto cazzo di coso e fa fu, scompaio. Ah, dai, chiamalo. No, Cirilli mi fa cagare, non è dai. Vabbè, lascialo stare, dai, ciao Gabri.
mi chiami con Radio Monte Carlo, mi chiami, ma secondo te, ma tu pensi che io non avevo il numero memorizzato di Radio? Tu pensi che io non ho un collega pirla, eh? Tu lo pensi? No, però Gabri, sei vittima dello scherzo dello Zodi 105, anche se i numeri sono grandi, perché per un attimo ho detto, cazzo, allora ho memorizzato male il numero, poi però invece sei il numero uno, Gabri. No, voi siete grandi. Io ti ho detto solo una bugia e basta, solo una. Sei un grande. Che fai ridere. Pronto, Giacomo, non ci crederai, l'ho preso, assunto, pensa che voleva 8 euro all'ora, sono riuscito a chiudere a 6, come domestico niente male, insomma, se vuoi ti giro il numero e vieni a pulire anche da te, ma mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio. Il cazzaro. Bravo, Luca.